Eccola la passeggiata com'era, come ce la ricordavamo, finalmente affollata di turisti e bagnanti. Il clima si è ricordato del calendario, l'estate è finalmente arrivata e i mesi di chiusura sono cancellati da un fine settimana che sa d'antico. Beh, insomma, durante il fine settimana un pochino più di movimento lo vediamo. Ora bisognerà aspettare, secondo me, un po' i primi di luglio, sperando un arrivo anche di un afflusso turistico straniero che incrementi un pochino il lavoro e la situazione. Sul mare si rivedono ombrelloni e sdraio occupate, nessuno osa fare il confronto con l'anno scorso, ma basta quello con il mese scorso per tornare a sorridere, seppure sotto la mascherina, giusto per ricordarsi che non è stato tutto un brutto sogno. Sembrerebbe che nel weekend viene qualcuno dall'entroterra, Firenze, Empoli Prato, e noi ci auguriamo che continui così. Durante la settimana ci sono i viareggini e quindi nulla, anche ora ci sta iniziando ad aiutare anche il tempo, che finora purtroppo non ci aveva dato buone speranze. E la maggior parte sono italiani e soprattutto stiamo notando che arrivano dalla Lombardia, insomma, dal Piemonte, iniziano a spostarsi, ecco, questo ci fa tanto piacere. Il grande assente è lo straniero, quello è chiaro, ma il turismo nazionale si è risvegliato e si è accorto che bastano poche ore di auto per trovare ciò che serve. E insomma, vedere finalmente la passeggiata di Viareggio nuovamente piena, sembra che gli ultimi 4 mesi non siano mai esistiti, che quello del Covid sia stato soltanto un brutto sogno. Ovviamente non è così, i segni si vedono un po' dappertutto e anche sui numeri, ma la ripresa sembra finalmente cominciata. Da ieri a oggi c'è stato un grosso cambiamento, sicuramente andrà ad incrementarsi e spero sia una buona stagione per gli italiani. Per adesso solo italiani, aspettiamo gli stranieri perché sono quelli che ci portano un pochino più di lavoro. Siamo qua pronti ad accoglierli. Si inizia ad arrivare anche quelli del nord, iniziano ad arrivare, ovviamente in Toscana, fiorentini, pratesi, insomma, stanno arrivando. Spero arrivino. Anche di più. Anche di più, va bene?